Iniziati i rilievi tecnici per stabilire le cause del crollo del ponte Morandi di Genova, consulenti della Procura e tecnici del Ministero delle Infrastrutture da questa mattina ispezionano e analizzano gli elementi crollati. La sicurezza non può andare ai privati, dice il procuratore di Genova Cozzi. Lo Stato ha abdicato alla sua funzione di controllo. Il governo è con Genova, non solo a parole, promette il Presidente del Consiglio Conte. Il Consiglio dei Ministri ha stanziato 28,5 milioni di euro. Ieri le scuse della dirigenza di Società Autostrade, la promessa di ripristinare la viabilità in 8 mesi e l'offerta di 0,5 miliardi per affrontare l'emergenza. Ma il Vice Premier Di Maio ha dichiarato che lo Stato non accetta elemosine. Il governo va avanti con la procedura per la decadenza della concessione. I vigili del fuoco continuano a lavorare per mettere in sicurezza l'area e soprattutto per sgomberare il letto del Polcevera dalle macerie. È importante infatti liberare la zona dai detriti prima che le piogge possano causare ulteriori problemi. Domani la consegna dei primi alloggi agli sfollati che abitavano le case sotto il viadotto. Continua lo scontro Italia-Malta sui migranti. Al centro delle polemiche la nave Diciotti, che con 177 persone a bordo si trova ancora in attesa nel canale di Sicilia. Il ministro per le infrastrutture definisce inqualificabile l'atteggiamento della Valletta e chiede all'Europa di intervenire. La replica del ministro dell'interno maltese: Lampedusa rimane il porto più vicino e sicuro. La Grecia uscirà domani dall'ultimo dei piani di aiuto economico, ma per il governatore della Banca Centrale il paese ha ancora molta strada da fare. L'intervento delle istituzioni economiche europee e del Fondo Monetario Internazionale termina lasciandosi alle spalle un paese stremato. Per ammissione della stessa Troica, ad Atene sono state imposte misure di austerità troppo pesanti e il rapporto tra debito e prodotto interno lordo rimane al 181,9%. Il campionato di Serie A inizia con le vittorie in trasferta di Juventus e Napoli. I campioni d'Italia passano a fatica a Chievo, 3-2 senza i gol di Ronaldo. Bene l'esordio di Ancelotti. Al ritorno in Italia dopo 9 anni, il Napoli vince contro un'ottima Lazio all'Olimpica. 2-1 il risultato. Oggi attese per l'Inter di scena Sassuolo e Roma impegnata sul campo del Torino. Buongiorno, benvenuti al telegiornale della 7. Dunque, all'indomani dei funerali di Stato che si sono svolti a Genova e di quelli che sono avvenuti in forma privata, è una ben triste domenica per il nostro paese. Si contano le vittime che a questo punto sono 43, sotto quelle macerie non dovrebbe esserci più nessuno, anche se ci sono diversi feriti che negli ospedali lottano per la stessa sopravvivenza. Tutti ci si chiede come questo sia potuto accadere. Innanzitutto lo dovrà stabilire la magistratura con delle sentenze. Sono stati acquisiti in questi giorni dei numerosi elementi che saranno preziosi per le future indagini. C'è uno dei due periti incaricati dalla Procura di Genova di fare luce sul cedimento strutturale. Arriva anche il presidente della commissione ispettiva voluta dal Ministero dei Trasporti, Francesco Ferrazza. Ci sono anche gli ingegneri della società Autostrade questa mattina, tutti riuniti nel posto di comando avanzato dei Vigili del Fuoco, situato a fianco all'enorme cumulo di macerie del Ponte Morandi. È il momento di fare il punto su come muoversi per effettuare rilievi tecnici fondamentali per capire la sequenza dei fatti, cosa ha scatenato il crollo, se è stato uno strallo a spezzarsi e a mettere in crisi tutto l'impalcato, i quasi 200 metri di strada piombata giù, o se il cedimento del tirante è conseguenza di altro. Si aspettano risposte dalle analisi delle tonnellate di detriti sotto sequestro che iniziano ad essere spostate dal greto del fiume. Ogni singolo pezzo ed elemento del ponte sarà analizzato, perché dal cemento o da un cavo spezzato gli specialisti definiranno la catena della rottura, se è stato un sovraccarico oppure l'usura dei materiali. La commissione del MIT lavora fianco a fianco con i magistrati genovesi, sempre più convinti che non si sia trattato di una fatalità ma di errore umano, tanto che oggi il procuratore capo Francesco Cozzi, in un'intervista al Corriere della Sera, sottolinea che quando lo Stato abdica la funzione di controllo ci vorrebbe almeno un'agenzia terza per garantire la sicurezza, non il concessionario stesso. Dunque il controllato non può essere anche il controllore, e su questo punto il rimpallo delle responsabilità potrà essere chiarito solo dall'attenta analisi dei documenti
documenti e delle carte tra Ministero delle Infrastrutture e Società Autostrade. Bisogna capire anche i tempi della gara. Il progetto di intervento strutturale è iniziato nel 2015, ma il bando dei lavori che sarebbero iniziati in autunno è di fine aprile, 3 anni dopo. Resta da chiarire come la relazione del Politecnico di Milano, che segnalava anomalie del pilone 9, quello crollato, abbia influito sulla scelta di Autostrade di attivare verifiche più dettagliate e quali siano stati gli approfondimenti. Ieri i vertici di Autostrade hanno promesso 500 milioni di euro per le emergenze, tra cui quello che a loro spetta nel contratto di concessione, rifare il ponte. Sulle cause hanno fornito la loro versione, nessuna assunzione di responsabilità in mancanza di elementi certi. Le uniche scuse offerte dalla società riguardano la non sufficiente vicinanza alla città. Autostrade ha 15 giorni di tempo per presentare al Ministero la sua relazione e per dimostrare che non ci sono state gravi inadempienze, uno dei motivi per cui il governo ha già attivato la procedura per il ritiro della concessione. Ecco, ma naturalmente ancora prima delle sentenze della magistratura occorre intervenire anche urgentemente per aiutare i familiari delle vittime, gli sfollati. Sappiamo che sono moltissime le persone che con ogni probabilità non potranno più rientrare nelle proprie abitazioni, che dovranno necessariamente essere demolite per poter poi ricostruire, come ha già annunciato Società Autostrade, si spera in questi tempi relativamente brevi di 8 mesi, un nuovo ponte. E a questo punto appunto la politica dice sì, certo, ricostruite il nuovo ponte, ma non è abbastanza. Il Premier Conte ha parlato di elemosina. Con Genova i genovesi non solo a parole, ma con gesti concreti. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte assicura via Facebook l'impegno del governo per far fronte all'emergenza dopo la sciagura del ponte Morandi. Abbiamo messo a disposizione i fondi necessari, spiega, riferendosi ai 28 milioni e mezzo di euro stanziati ieri dal Consiglio dei Ministri per viabilità alternativa e soluzioni abitative per gli sfollati e ai 5 destinati per i primi interventi subito dopo la tragedia. Ma adesso, continua Conte, pretendiamo che si faccia in fretta e che sia data una dimora a queste persone. Abbiamo fatto tanto, stiamo facendo tanto, ma faremo ancora tanto, non lasceremo sola Genova. Il governo ha deciso di andare avanti sulla via dello stop alla concessione con Autostrade. L'impegno della società a 500 milioni di euro per vittime senza tetto e alla costruzione in 8 mesi di un nuovo ponte in acciaio non cambia la linea. Abbiamo avviato la procedura per la caducazione della concessione e certo non la interromperemo, perché Autostrade offre di stanziare fondi per riparare i gravi danni conseguenti alla tragedia. Hanno fatto sapere ieri da Palazzo Chigi, poche ore dopo la conferenza stampa dei vertici della società. Eventuali somme per quanto riguarda il governo verranno accettate solo a titolo di parziale riparazione dei danni. Parole che arrivano dopo l'eloquente «lo Stato non accetta elemosine da Autostrade, non vi sarà alcun baratto», pronunciato subito da Luigi Di Maio e dopo che Matteo Salvini aveva bollato come minimo sindacale i propositi dei concessionari. Le polemiche non si arrestano. La capogruppo di Forza Italia alla Camera, Maria Stella Gelmini, attacca. Serve una commissione d'inchiesta sulla sciagura. La revoca della concessione è solo propaganda. Il Ministero conosceva lo stato del viadotto crollato. E si continua a discutere dell'autostrada che avrebbe alleggerito il traffico sul ponte Morandi, di cui si dibatte dagli anni 90, la cosiddetta Gronda, contro cui si erano mobilitati i comitati di cittadini che avevano avuto forte sostegno dei 5 Stelle e contro cui si era schierato anche Beppe Grillo, il fondatore del movimento, che ora dal suo blog rilancia la proposta di abolire i pedaggi autostradali. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, annuncia che il governo è pronto a varare un piano di messa in sicurezza delle infrastrutture del Paese, a cominciare da strade e scuole, al di fuori dei vincoli di bilancio dell'Unione Europea. Giorgetti si schiera per la Gronda, per il gasdotto TAP in Puglia, per un'alta velocità da rivedere, più sobria, precisa. Il piano Giorgetti piace alle opposizioni, che invocano un approccio bipartisan. È un'iniziativa che condividiamo integralmente, siamo pronti a sostenerla in Parlamento, commenta il forzista Francesco Giro.
Ecco, per dovere di correttezza devo precisare che la parola elemosina è stata pronunciata dal vice premier Di Maio, non dal presidente del Consiglio Conte. Comunque a questa parola risponde il governatore della regione Liguria, Toti, dice: considero tutto quello che può aiutare Genova e la Liguria a ripartire positivo, i colpevoli e le concessioni si discutono fuori dei confini della regione e nei tribunali, questo ha detto Giovanni Toti. E tutto questo avviene mentre nel greto del torrente Polcevera si continua a scavare, a questo punto non per ritrovare dei corpi, ma per cercare di togliere tutti quei detriti, quei grandi massi di cemento che potrebbero creare notevoli problemi in caso di forti piogge in un territorio che è geologicamente molto molto fragile. Un lavoro che è difficilissimo da parte di uomini e donne che a questo punto sono molto stanchi e fortemente psicologicamente provati a poche ore dal ritrovamento dell'ultima famiglia stroncata. Era l'ultimo intervento, il più difficile a 6 giorni dal crollo. I vigili del fuoco hanno completato questa mattina il recupero della famiglia Cecala. Mamma, papà e la figlia Crystal di 9 anni. Vivevano a Oleggio, provincia di Novara. Cristian, 42 anni, era impiegato in un'azienda di spedizioni espresso. Con Donna, conosciuta in Giamaica, aveva una bambina. Tutti insieme stavano andando a imbarcarsi per l'isola d'Elba per passare le vacanze a casa di una zia. È stata recuperata prima la loro auto, una Hyundai bianca. Davanti a quelle lamiere, ieri mattina, si era commosso il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che aveva visitato la zona rossa delle ricerche prima di andare in fiera per i funerali. Non c'è più nessuno nell'elenco dei dispersi, ma i vigili del fuoco continuano a lavorare in quell'area per metterla in sicurezza e escludere definitivamente che vi possano essere altre persone lì sotto. Noi continuiamo a lavorare perché continuiamo a lavorare al servizio di chi condurrà poi l'attività investigativa per capire le cause e condurremo l'attività di rimozione delle macerie con la stessa delicatezza con cui abbiamo condotto fino adesso alla ricerca delle persone. Ovviamente la certezza matematica che sotto quelle macerie non ci siano altre persone l'avremo solo quando avremo spostato tutto. Le vittime del crollo del ponte Morandi sono 43. Un ferito grave, il camionista rumeno Marian Rosca, è morto ieri pomeriggio in ospedale dopo 5 giorni di coma. Il corpo di Mirko Vicini, 31 anni, dipendente della municipalizzata dei rifiuti, era stato recuperato ieri pomeriggio. Si trovava nel capannone insieme al collega Bruno Casagrande quando il ponte è venuto giù. Da ieri poi è un viavai di camion che portano blocchi di cemento e macerie e li scaricano in questo piazzale sotto il cavalcavia dell'autostrada Bolzaneto, diventato un cimitero di cemento e di lamiere. Bisogna liberare in fretta il greto del torrente Polcevera, ora completamente secco e pieno di serpaglie. Tutto quel materiale può trasformarsi in una diga in caso di temporali forti, aveva detto dal primo giorno la Protezione Civile, e le previsioni parlano di perturbazioni attese nei prossimi giorni. Genova non si arrende, ha detto ieri il cardinale Bagnasco durante la messa. C'è un'altra zona della città che soffre e aspetta risposte, è quella delle case sotto il ponte, tutte evacuate, destinate a essere abbattute. Domani pomeriggio il sindaco Marco Bucci e il presidente della regione Giovanni Toti consegneranno i primi alloggi agli sfollati. Abbiamo anche un numero più preciso, domani saranno 11 nuclei familiari sfollati che dopo il crollo del ponte riceveranno degli appartamenti pronti, mentre nelle prossime settimane saranno sistemati altri 40 nuclei familiari. Questo lo si apprende dai responsabili del comune di Genova, che si occupa proprio di questo, delle assegnazioni. Sappiamo che le famiglie da sistemare in queste prime ore sono più di 300, dal comune si è fatto sapere che si cerca di dare una priorità lì dove ci sono dei bambini, dei ragazzi scolarizzati, in modo che non debbano cambiare scuola e cercare di alloggiarli nelle vicinanze. Ma domani sarà una giornata anche molto importante in borsa, insomma un banco di prova. Naturalmente gli occhi saranno puntati ancora su Atlantia per vedere come andrà il titolo
della società Autostrade, che nei giorni scorsi ha avuto delle severe perdite, però sarà anche un po' un banco di prova generale per capire lo stato del nostro spread, che negli ultimi giorni è visibilmente cresciuto in un paese che si appresta ormai tra poco in autunno a varare la propria legge di bilancio. Ci attaccheranno sui mercati verso la fine del mese, disse Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, leghista. E allora forse domani si entra nell'area temporale del possibile, qualche operatore torna al lavoro serio, si farà qualche volume di contrattazione in più. Prepariamo le barricate, ci si potrebbe pensare. Al di là di quel che significhi la sortita di Giorgetti, politico di lunghissimo corso, che dunque, come vanno certe cose, o lo sa o ha fonti che glielo dicono, se significhi paura o il suo contrario, domani qualcosa può cominciare a muoversi, ma di fatto lo fa da mesi. Lo spread, che venerdì si è spento a una manciata di decimali dai 290 punti, è già qualcosa che si muove, che si è mossa e male. Un anno fa il differenziale era 160 punti, ce ne sono 120 in più, perché si annusa, se non il rischio Italia, il rischio della sua preparazione. La Spagna sui decennali rende l'1,5, il Portogallo meno del 2, noi con il BTP Principe siamo oltre il 3 e la banca centrale di Draghi ancora compra. Chissà che succede quando smette, ormai quasi ci siamo. La situazione insomma già ci costa, più della riforma dei vitalizi, esemplare per carità, ma economicamente briciola. I mercati ci fanno pressione, si grida al complotto, forse esiste la necessità di riportare fiducia su un paese che ha svelato solo i titoli delle sue intenzioni di riforma economica. Poi è successo il peggio possibile. A Genova, cuore dell'Italia che muove gente e merci, anno 2018, è crollato di schianto un ponte e i compratori internazionali del nostro debito, così come delle azioni di alcune società, hanno deciso di attendere, graziarci forse nell'immediato. Atlantia, titolo al quale si riferisce Autostrade, al quale cioè fa capo l'infrastruttura di trasporti per merci e persone nel nostro paese, che scelse la gomma e non i binari, domani sarà un test per sé, ma anche un test generale sulla percezione che altri, gli altri, hanno del nostro paese, se è capace di gestire una crisi. Perché Autostrade, alias Atlantia, dopo essere stata bersagliata dalle vendite e aver perso oltre 4 miliardi di capitalizzazione, ha spiegato come vuole tentare la via del negoziato e trovare una soluzione per Genova, che sia sufficiente, riguarda aspetti morali, politici, tecnici, finanziari anche, pure di legge, visto che la Consob vuole andare a verificare se tra quelle oscillazioni di borsa qualcuno ci abbia guadagnato. Abbia guadagnato tra una minaccia di revoca e un tentativo di recupero di trattativa tra governo e società. Poi, se a guadagnarci fossero stati gli stessi che poi vogliono attaccarci, di cui Giorgetti parla, sarebbe il colmo. Ora parliamo della Grecia, perché qualche giorno fa c'è stato l'annuncio da parte della Troica della fine dell'ultima tranche di aiuti ad Atene. È stata una stagione senz'altro dolorosa, c'è stato tra l'altro un mea culpa da parte della Troica che ha ammesso misure forse sin troppo severe, ma a questo punto appunto la Grecia cerca di riprendersi, di tirare su la testa, anche se ci sono state contropartite durissime come privatizzazioni importanti, pensiamo solamente al porto del Pireo. Quasi 9 anni di crisi, misure draconiane, il più grande piano di salvataggio della storia, costato oltre 260 miliardi di euro. Domani la Troica saluterà ufficialmente la Grecia, lasciandosi alle spalle più di qualche macerie dopo un intervento che per stessa ammissione di Unione Europea, BCE e Fondo Monetario Internazionale poteva essere gestito diversamente con misure meno pesanti. Il Fondo Monetario ha detto chiaramente pochi giorni fa che se il debito di Atene fosse stato ristrutturato subito nel 2010 il paese avrebbe sofferto di meno e per molto meno tempo. L'agognato traguardo che segna la fine della terza tranche di aiuti in ogni caso è arrivato, ma con quali costi per il paese? Per il governatore della Banca Centrale Ellenica, Yannis Stournaras, certamente non è tutto da buttare. Il paese ha ancora molta strada da fare per rettificare gli squilibri della propria economia e il funzionamento della pubblica amministrazione. Le dolorose riforme imposte dai creditori internazionali in cambio di fondi hanno finalmente affrontato problemi come il deficit, la competitività in termini di costo del lavoro, migliorato la gestione delle banche, liberalizzato il mercato del lavoro, ma, aggiunge Stournaras, restano grandi problemi come l'alto debito pubblico, la disoccupazione ancora elevatissima, la fuga dei cervelli e una burocrazia ancora inefficiente. Guardiamo i numeri.
a cominciare dal rapporto debito-PIL che indica la solidità finanziaria ed economica di un paese e che il patto di stabilità fissa entro il limite del 60%. In Grecia è in crescita praticamente costante ed è ancora il più alto della zona euro, oltre quota 180. Eppure qualcosa si muove, il tasso di inflazione è tra i più bassi dell'eurozona, allo 0,8%. L'economia è in ripresa, ha subito una contrazione del 26%. Negli anni della crisi il turismo vive un nuovo boom e la disoccupazione sta lentamente calando, è al 19,5% da un picco di quasi il 28%. L'economia della Grecia quindi è in crescita per il quinto trimestre consecutivo da gennaio a marzo, con un'espansione che sale al 2-3% annuo, segno che tutto il paese sta guadagnando slancio. Navigata a giorni nel Mediterraneo ed è in attesa di conoscere un porto d'attracco, la Diciotti, la nave della Guardia Costiera che ha a bordo molti migranti eritrei e somali. Il ministro dell'Interno Salvini non dà il via libera perché è in attesa di una decisione a livello europeo per collocare queste persone nei diversi paesi. E Salvini inoltre poco fa ha detto che se l'Unione Europea non troverà una soluzione, l'Italia sarà costretta a fare quello che dice stroncherà definitivamente il business degli scafisti, cioè riaccompagnare in un porto libico le persone recuperate in mare. E ancora in mare dopo 4 giorni, ferma in rada di fronte a Lampedusa la nave Diciotti della Guardia Costiera Italiana con il suo carico di 177 migranti somali ed eritrei salvati il 14 agosto in acque maltesi, in attesa di un porto dove attraccare. Dal Viminale non è arrivata ancora alcuna indicazione, ma questa mattina è il ministro delle Infrastrutture Toninelli ad intervenire. Con un messaggio su Twitter condanna il comportamento della Valletta, ferma nel negare l'approdo alla nave della Guardia Costiera Italiana che qualche giorno fa ha recuperato i naufraghi nella zona SAR maltese. 13 di loro sono già stati trasferiti d'urgenza all'ambulatorio di Lampedusa, tra loro una donna incinta che ha abortito sul barcone in seguito alle violenze in Libia. Il comportamento di Malta è ancora una volta inqualificabile, merita sanzioni, stigmatizza il titolare dei trasporti e striglia l'Unione Europea, apre i porti della solidarietà, altrimenti non ha motivo di esistere. Non si fa attendere la replica del ministro maltese Farrugia. L'unica soluzione è far sbarcare i migranti a Lampedusa o in un porto italiano, i più sicuri secondo le convenzioni vigenti. E invece l'Europa si spartisca i migranti prima che tocchino terra, oppure saremo costretti a fare quello che stroncherà definitivamente il business degli scafisti, e cioè riaccompagnare in un porto libico le persone, ha scritto poco fa il ministro dell'Interno Salvini, sulle orme di quanto fatto questa settimana per il caso Aquarius, la nave della ONG bloccata per 5 giorni nel Mediterraneo dal rifiuto dei porti europei, fatta sbarcare alla Valletta solo dopo un accordo di redistribuzione. Nella stessa direzione sarebbe lavorando anche il ministro degli esteri Moavero Milanesi, impegnato a cercare una soluzione politica insieme agli altri paesi dell'Unione. Il braccio di ferro con Malta dunque continua. L'intervento della nave italiana è stata un'interferenza, dice la Valletta, un soccorso immotivato. Per questo nega l'attracco alla Diciotti e rivendica di fare la propria parte in tema di migranti. Ieri ha recuperato un barcone con 61 persone a bordo, la cui foto era stata polemicamente pubblicata da Salvini su Facebook. Nei giorni scorsi, dopo lo sbarco dell'Aquarius, la Valletta aveva partecipato alla ripartizione dei richiedenti asilo. C'è stato un attacco vandalico contro la sede provinciale della Lega a Bergamo. Questa notte è accaduto, le vetrine sono state imbrattate con scritte come rispetto per Genova, insulti rivolti al ministro dell'Interno Matteo Salvini. La denuncia sui social network del senatore Roberto Calderoli, che ricorda anche l'ultimo episodio, il 12 agosto a Treviso, quando una cellula anarchica ha rivendicato l'attacco con 2 ordigni rudimentali, uno che è rimasto inesploso.
Adesso torniamo alle notizie che ci arrivano dall'estero. La linea del rigore nei confronti della Grecia, lo abbiamo sentito nei servizi precedenti, che in questi anni è stata invocata innanzitutto dalla Germania. E la Grecia è arrivata addirittura a scagliarsi contro Berlino, pensando forse di chiedere anche i danni per i molteplici disastri che sono stati causati proprio dalla Germania durante la Seconda Guerra Mondiale. Ma ormai per fortuna speriamo che tutto questo sia una pagina archiviata, gli equilibri sono fortemente cambiati, le nazioni sono profondamente interconnesse. Ecco allora che appare significativo l'incontro che c'è stato ieri in Germania tra la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente russo Vladimir Putin. È stato un incontro all'insegna del pragmatismo. Nessuna dichiarazione finale, come del resto era stato previsto, tra Angela Merkel e Vladimir Putin, che si salutano sincronizzando testuale, dice il portavoce del Cremlino, i rispettivi orologi su una serie di temi dell'agenda internazionale. Sul tavolo dell'incontro, che si è concluso ieri sera a Meseberg in Germania, diversi dossier tra cui gas, Siria, Turchia, Unione Europea e diritti umani. Tra gli intenti su cui i due leader si sono dimostrati in sintonia c'è quello di proteggere il Nord Stream 2, il gasdotto che trasporta il gas dalla Russia all'Europa attraverso il Baltico, dagli attacchi non competitivi illegali provenienti dagli Stati Uniti. Mosca e Berlino uniti quindi contro ingerenze di Washington e pronti a prendere misure per portare a termine un progetto che le due parti ritengono necessario, lo precisa proprio il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in conferenza stampa. Dall'energia alla guerra, con la stabilità in Siria e Ucraina tra le priorità in agenda annunciate già prima dell'incontro. Entrambi i leader hanno infatti problemi con la Siria. Per la Germania si tratta di questioni soprattutto domestiche, con milioni di richiedenti asilo che bussano alle porte di Berlino e sono causa di contrasti politici per la cancelliera. Per Putin si tratta invece di trovare una soluzione alla guerra civile nel paese di Assad, dove le forze armate russe giocano una parte fondamentale dopo aver dichiarato una sostanziale vittoria della propria squadra. Entrambi trarrebbero quindi giovamento se la situazione in Siria fosse stabilizzata, anche contribuendo con aiuti umanitari per il popolo siriano e appoggio alle regioni da cui possono rientrare i profughi siriani. E poi c'è la questione dell'Ucraina, dove dal 2014 continuano i combattimenti con la Russia, che continua a sostenere i ribelli. Anche qui Merkel è decisa e non ha intenzione di cedere. Il conflitto in Ucraina orientale deve finire. In linea anche le posizioni sull'Iran. Angela Merkel e Vladimir Putin hanno ribadito di sostenere l'accordo nucleare, con la cancelliera che ricorda la Germania sta all'accordo, ma guarda con apprensione le attività balistiche di Teheran e l'influenza nello Yemen. Siamo al calcio, senza gol il debutto di Cristiano Ronaldo nel campionato italiano, ma la Juventus vince oltre il 90° contro il Chievo, 3 punti anche per il nuovo Napoli di Ancelotti in casa della Lazio. A Verona l'accoglienza per Cristiano Ronaldo sembra quella riservata alle rockstar, perché la curiosità debordante supera anche i confini del tifo. Ma invece lui, il fenomeno, si rende ben presto conto che c'è un avversario. La differenza si nota con l'attenzione calibrata che gli riservano i difensori e i centrocampisti del Chievo, schierato a protezione di Sorrentino. Il portiere dei Veneti alza il muro su Cristiano, che ovviamente non può avere ancora la migliore sintonia con i compagni, ai quali mostra già le caratteristiche del leader. Totalmente assente la collaborazione di Dybala, vero flop. La novità di giornata della Juve è la ricerca del possesso palla, mentre il potenziale offensivo non incide. Succede così che dopo il controllo agevole, i bianconeri si ritrovino ad inseguire il risultato, che resta in equilibrio fino al 90°. Il graffio decisivo arriva da Bernardeschi, che prima del gol pesantissimo aveva già dato una scossa nel cambio degli esterni insieme a Mandzukic. La conferma che Allegri è un allenatore capace di leggere e ribaltare le partite. La sua missione sarà quella di esaltare al massimo il valore superbo che c'è dentro Ronaldo. Allegri, Ancelotti, ovvero Juventus e Napoli, subito a braccetto come qualche mese fa. Il Carlo ritrovato della Serie A firma un colpo grosso in casa della Lazio, quando il vento dello scetticismo cominciava ad alimentare perplessità legate al mercato. Le incognite del portiere, l'operazione rischiosa di Amsic regista, la tenuta fisica di Milik, tematiche sulle quali irrompe con veemenza e classe Ciro Immobile. Ma il decollo della Lazio dura mezz'ora, poi si spegne la regia di Badel, sostituto di Leiva, e vengono fuori i vecchi limiti della fase difensiva. Non si va lontano senza l'apporto corretto di Luis Alberto e Milinkovic e Savic. La cifra tecnica del Napoli è più alta e il cesello dell'altro scugnizzo Insigne regala 3 punti per una partenza lanciata in attesa del Milan. Oggi invece si attendono soprattutto le prove della Roma e dell'Inter. I giallorossi al debutto non perdono dal 2011 con Luis Enrique e contro il Torino di Francesco all'imbarazzo della scelta in tanti ruoli. Dzeko Belotti sfida per Palatifini.
Contro il Sassuolo di De Zerbi in trasferta comincia il campionato di un'Inter elogiata per la qualità del mercato. Lautaro Martinez è il volto nuovo che solletica in coppia con Icardi. Dopo 38 gare su 38 dell'anno scorso, Skriniar non al meglio, dovrebbe andare in panchina. Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, al ritorno vedremo se ci sono degli aggiornamenti. A tra poco. Bentornati in studio, non ci sono aggiornamenti importanti delle notizie, allora a me non resta che ringraziarvi e augurarvi una buona domenica. Arrivederci.